Ciao, sono qui a parlare, per parlarvi dell'Arimaflo. L'Arimaflo nasce dalle ceneri della Maflo, una ditta che lavorava nel campo dell'automotive e produceva tubi per l'impianto di condizionamento delle autovetture. La Maflo è stata fatta fallire a causa delle speculazioni del capitale, quando un fondo di investimento, rilevando l'intero gruppo internazionale, ha deciso di riversare sullo stabilimento di Trezzano sul Naviglio, la sede della Arimaflo oggi, tutti i debiti fatti per acquisire l'intero gruppo, facendo fallire così l'azienda. In seguito l'azienda è stata comprata all'asta per due soldi da un imprenditore polacco, perché questo gli ha permette di delocalizzarla in Polonia, portando via macchine, competenze, brevetti. Questo è il classico sistema di lavoro del capitale oggi, e a questo noi ci opponiamo. Vogliamo riappropriarci degli spazi produttivi, vogliamo riappropriarci del lavoro, vogliamo rispondere alla crisi mettendoci in campo, auto-organizzandoci e trovando nuove forme di lavoro in maniera autogestita e democratica. Questo è lo scopo dell'Arimaflo: riconvertire in senso ecologico uno spazio abbandonato, uno spazio che è stato lasciato al degrado, farlo vivere ancora, aprirlo al tessuto sociale, per creare reddito per i lavoratori e le lavoratrici. Tutte le lotte secondo me hanno qualcosa in comune. Innanzitutto la giustezza della lotta, cioè la lotta è importante in quanto giusta, e soltanto la lotta può far avere dei risultati. Lo dimostra la lotta No TAV, che non è soltanto una lotta locale, ambientalista, eccetera, ma è una lotta che riguarda veramente tutto il territorio nazionale, ed è una lotta che ha seminato molto bene proprio la questione che le lotte sono le uniche cose che riguardano. Arimaflo è la stessa cosa, Arimaflo è la possibilità di poter dire finalmente è possibile lavorare senza padroni, è possibile richiedere come risarcimento sociale i capannoni abbandonati dai padroni, rioccuparli e riprendere a produrre da soli, senza padrone appunto. La cosa importante è che tutte queste lotte trovano un denominatore comune, che è quello di creare una catena e di interscambi di valori, di capacità di crescere. Come lavoratori e lavoratrici dell'Arimaflo, in questo ultimo anno e mezzo pensiamo di avere fatto tanto e ancora tanto ci rimane da fare, però oggi è un momento cruciale, diciamo, per quanto riguarda la nostra esperienza, perché vogliamo realizzare il passaggio alla produzione. Noi siamo determinati a vincere la nostra scommessa, cioè quella che è possibile far andare avanti una produzione, una fabbrica senza padrone, auto-organizzandoci e gestendoci la fabbrica. Per fare questo noi oggi abbiamo necessità di acquistare un impianto di produzione e distribuzione di aria compressa per far funzionare poi tutte le altre macchine che ci servono proprio per iniziare alcune attività legate sia al recupero del legno sia a prodotti legati a apparecchi elettrici o elettronici. Per acquistare questo macchinario abbiamo avviato una campagna di crowdfunding per la raccolta di fondi. Ci servono 15.000 euro per poter realizzare questo acquisto. Tutte le informazioni per chi ci vuole sostenere le potete trovare sul nostro sito internet rimaflo.it. Grazie.